Cinecittà si mostra è l'iniziativa espositiva che ha aperto al pubblico gli studi di Cinecittà e dal 2011 ad oggi una parte importante è stata proprio quella dei costumi di scena. Tramite il costume passano delle identità leggendarie e questo avviene perché anche il processo di realizzazione del costume per il film da parte del costumista è un processo che nasce dallo spoglio della sceneggiatura. Quindi l'abito del Gattopardo è rimasto nell'immaginario di tutti, Rossella Aura con Via col Vento, Cleopatra di Liz Taylor e tanti altri. Noi ricordiamo sicuramente le interpreti, ma anche molto gli abiti. Quest'abito è di un film famosissimo che è Cleopatra, ed è stato indossato da Rex Harrison nel ruolo di Giulio Cesare. È un vero abito romano, nel senso che la corazza è stata realizzata proprio in bronzo e quindi anche l'attore che lo indossa ha effettivamente la percezione di essere in parte, diciamo, anche grazie all'abito. È la teca dedicata al Gattopardo. Soprattutto è un omaggio a Piero Tosi, il grande costumista premiato anche con l'Oscar alla carriera. C'è un abito da gran sera, quello nero, l'abito da giorno indossato da Claudia Cardinale e l'abito delle truppe garibaldine è indossato in questo caso da Giuliano Gemma. Claudia Cardinale raccontava di come per fare molte scene, tra cui quella del famoso ballo, avesse dovuto indossare questo bustino terribile, vero, originale dell'Ottocento, che quasi le segava in due la vita. Questo per far capire che Tosi lavorava in maniera assolutamente attenta e meticolosa per la ricostruzione storica. Abbiamo voluto omaggiare Federico Fellini, di cui ricorre il centenario nel 2020, con chiaramente gli abiti anche del suo film Il Casanova di Federico Fellini. Quest'abito è tra quelli creati da Danilo Donati, arricchito da accessori e parrucche di scena molto importanti, e questo ci racconta veramente il film, ci fa capire anche molto come mai ci siano questi titoli di coda così lunghi. Sappiamo tutti che il film è un'opera collettiva, tanti mondi che viaggiano insieme, e il costume spesso li racchiude tutti quanti.